Quasi 80 i camion, oltre 2.000 i visitatori, numeri che spiegano perfettamente il successo della seconda apprezzatissima edizione del Truck Day di San Giacomo delle Segnate. Il raduno dei mezzi pesanti che ogni giorno attraversano le strade d'Italia e di mezza Europa ha portato nel piccolo paese mantovano il meglio degli esemplari in circolazione. Vere e proprie abitazioni viaggianti, dotate di ogni genere di comfort ed abbellite da aerografie e decorazioni. Una manifestazione organizzata da Andrea Chiodi, Enrico Baroni e Simone Colfrè Andreasi, resa possibile grazie alla Continental Tires e alla partecipazione del gruppo Mauro Saviola, che ha convogliato su San Giacomo alcuni mezzi della sua immensa flotta viaggiante. Dalle prove di abilità al concorso per il miglior accessoriamento sono stati molti e diversi i momenti che hanno catturato l'attenzione e generato entusiasmo. Abbiamo fatto diverse iniziative, tra cui una sfilata dei camion con i ragazzini disabili dell'associazione Il Ponte. Una novità quest'anno che è stata introdotta è il raduno dei modellini radiocomandati, visto che l'anno scorso avevano destato molto interesse. Poi facciamo una prova di abilità nella giornata di domenica al pomeriggio e poi abbiamo il concorso per i camion aerografati, accessoriati e decorati, più belli che ci sono in circolazione. Ecco. Sono delle case viaggianti su cui praticamente tutti noi autisti stiamo tutta la settimana e la domenica ci incontriamo in queste manifestazioni per stare insieme e fare nuove amicizie. Se gli esemplari più ammirati sono stati i mitici Musoni, i camion a cabina arretrata tipicamente a stelle e strisce, un premio speciale è andato alla sirenetta Antonella Gallo, un truck arancione simpaticissimo, per sfatare il luogo comune che quello del camionista sia un lavoro esclusivamente maschile.